inizia il tempo dell'Avvento, che è il momento di preparazione più immediata al Santo Natale. E difatti tra un mese, poco meno, celebreremo il Natale del Signore. Ma è anche il ricordo che la venuta del Signore non è esaurita con la sua nascita. Un Signore che è venuto nella debolezza della carne tornerà per portare a compimento anche la storia degli uomini, la storia dell'umanità. E in questo caso Avvento parla di venuta, di qualcuno che ci sta venendo incontro, e colui che ci viene incontro con potenza, ma nello stesso tempo ci chiede di fare un tratto di strada per andare incontro a lui. È troppo poco la commemorazione che facciamo del Natale. Direi è poca cosa, anche se bella, questo ricordarci che il Signore ci ha fatto il dono della sua presenza. Il Signore vuole che ci prepariamo anche all'incontro ultimo, definitivo, che sarà un incontro gioioso, sarà un incontro nuziale, dice la Scrittura, con Lui. E in questo senso la Chiesa deve essere depositaria di quella speranza che sembra annunciare orizzonti che questo mondo non sembra avere più. La speranza che è la dote del credente, che mette in guardia dalla illusione di essere gli unici depositari di una volontà che si attua attraverso la potenza delle armi, la potenza a volte dell'economia, ma che non risolvono il bisogno, l'attesa che nel cuore di ogni uomo c'è, quella di una pace che viene da Dio e della quale noi siamo anche costruttori, andando incontro al Signore della pace che ci viene incontro. Anche noi lo dobbiamo fare con quell'impegno di essere promotori della pace. E in questi giorni il Papa sta compiendo un viaggio in una piccolissima realtà di cattolici, qual è il Myanmar, dove in tutto ci sono 700.000 cattolici, tutto lo Stato, 700.000 cattolici. In un paese peraltro molto segnato dalla violenza, dalla guerra, il Papa ha ricordato che c'è una via ed è quella di Gesù Cristo, che è la via della pace. Chi accetta la sfida di percorrere la via della pace ha pace in sé e costruisce pace per il mondo. Buona settimana a tutti.